Domani sera, mercoledì 7 agosto, a Real Monte, al Teatro Costa Bianca, alle ore 21. Gianfranco Iannuzzo sarà protagonista dello spettacolo Recital di Renzino Barbera e dello stesso Iannuzzo. Il costo del biglietto è 10 euro. Nel frattempo Gianfranco Iannuzzo al videogiornale. La conferma alla direzione artistica del Teatro Pirandello. La regione però azzera i fondi. Quindi insomma ci sono accanto a tutte queste cose. Beh. Gianfranco Iannuzzo il prossimo 7 dicembre compie 59 anni. L'attore e commediografo agrigentino ha vissuto e conosciuto la Sicilia. A Real Monte la racconta con lo stesso amore che gli hanno tramandato i genitori. Al Teatro Costa Bianca in scena Recital, appena reduce da una tappa di successo a Trapani. La sensibilità umana e artistica di Gianfranco Iannuzzo è stata scossa recentemente dal caso di Cécile Kyenge, il ministro dell'integrazione, bersaglio di invettive razziste. Una parte dello spettacolo è riservata a lei, che è siciliana, italiana, come noi, come lo è San Calogero. Io sono italiano, ma sogno siciliano, sogno giorgentano nel midollo. E siccome adesso ci sono queste, non mi è piaciuta questa faccenda delle offese alla Kyenge, noi agrigentini non sappiamo cosa sia il razzismo, davvero non lo sappiamo, perché vedo anche dei simboli, se tu puoi inquadrare Cave Mo San Calò, Telamoni, tutte cose agrigentine meravigliose. A proposito di San Calò, senza al di fuori delle battute, tanto non sappiamo cosa sia il razzismo che veneriamo un santo nero. Ad Agrigento abbiamo i lampedusani, che sono un simbolo straordinario di accoglienza, di solidarietà, che mi inorgoglisce da italiano. Queste offese alla Kyenge sono una cosa vergognosa e voglio chiederle scusa. E quindi tra le cose inedite ci sarà un momento in cui parleremo di questo argomento che a noi sta molto a cuore. Gianfranco Iannuzzo è stato, è e sarà ancora il direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento. Al microfono di Teleacras racconta un incontro con il sindaco Marco Zambuto, che ha sancito la sua riconferma anche in occasione della prossima stagione teatrale. Sono già pronto, ne ho parlato con il nostro sindaco che mi ha a quanto pare riconfermato l'incarico. Io sono già pronto, stiamo aspettando soltanto di essere operativi, però con grandissima qualità. È stato sempre l'obiettivo nostro, la cosa importante era mantenere un altissimo livello qualitativo e credo che ci siamo riusciti e nessuno possa tacciarci di questo. Con denari tutto sommato non l'abbiamo sperperato il denaro, quel poco che ci è stato dato, si fanno stagioni con 210, 220, 230 mila euro, offrendo al pubblico degli abbonati e di chi vuole poi comprare il biglietto tre repliche per 8 spettacoli, quindi sono cifre importanti. Ripeto ancora una volta, lo dico con una punta d'orgoglio da agrigentino, non tanto quanto da direttore artistico, ti prego di credermi, con stagioni e cartelloni del teatro che non hanno mai sfigurato con, che ne so, il Teatro Eliseo di Roma o il Manzoni di Milano, l'Alfieri di Torino, quel tipo di offerta agli abbonati. La direzione artistica del Teatro Pirandello è onore e soprattutto onere. Iannuzzo ricorda i cartelloni ricchi di talento e professionalità, ma pur sempre parsimoniosi. E all'orizzonte si profilano temporali di difficoltà. La regione, al contrario di altri teatri in Sicilia, ha azzerato il Pirandello di Agrigento, cancellato quasi come se non esistesse. Un colpo di spugna inspiegabile, intollerabile. Gianfranco Iannuzzo non nasconde collera e indignazione e invoca l'aiuto della stampa per arginare il pericoloso isolamento del Teatro Pirandello. A Chido Teatro di Roma ci levaro 1 milione, a quello di Palermo 500 mila, quell'altro a noi zero, noi hanno dato zero, non è possibile, zero, non è previsto lo zero. Zero significa che noi come comunità agrigentina non valiamo niente, non è possibile. Quindi voglio dire, ci vuole anche una punta d'orgoglio, gli agrigentini siamo gente meravigliosa secondo me, però molte volte ci diamo la zappa sui piedi perché tanto non funziona niente, come a fare? Invece ogni tanto ci vuole una punta d'orgoglio per dire non è possibile che la regione
regione tagli i fondi fino a questo punto, perché poi il sindaco sono sicuro che riuscirà a fare. Io non faccio considerazioni politiche di nessuna natura, a me interessa il rapporto umano. Lui con me è sempre stato leale, chiaro, però i soldi devono avere, è possibile, devono essere stanziati, c'è una fondazione, c'è un teatro Pirandello, quindi dobbiamo avere anche una punta d'orgoglio tutti, e voi giornalisti e tu Angelo in prima persona mi potete aiutare la nostra città molto dicendo, insomma, non, questi fondi, il fondo della cultura è arrivato, il nostro ministro riesce a fare solo per Pompei, no, anche per il teatro è fondamentale, il teatro è il fiore all'occhiello di ogni città.